tra le stanze di questo castello sono racchiuse delle suggestive storie che si sono tramandate fino ai nostri giorni. Questa fortezza fu uno dei castelli più cari all'imperatore Federico II, molto bello, che decise di trasformare questa struttura nella dimora della sua cara amante, la contessa Biancalaccia. La contessa iniziò ad essere la concubina del re. Da questa relazione segreta, resa pubblica in matrimonio, in articulus mortis, come la storia insegna, nacquero 3 dei 19 figli: Costanza, Manfredi, Violante di Federico II. La leggenda di questo castello parla della figura di questa donna che, stando a quanto raccontato e tramandato, pare che a causa della forte gelosia dell'imperatore abbia trascorso moltissimo tempo reclusa all'interno del castello. Secondo sempre il racconto tramandato, la donna, stanca di tutte queste umiliazioni, decise di suicidarsi gettandosi da un torrione. Da quel momento in poi pare che il suo fantasma si aggiri malinconico tra le stanze del castello. Mentre filmavo il tutto con la telecamera dello smartphone, nello stesso tempo stavo filmando anche con la piccola telecamera. La cosa strana è che con lo smartphone non si notava niente di strano, tranne per la piccola telecamera che ha ripreso questo. C'è qualcuno qui? C'è
C'è qualcuno qui? Biancalancia? Sei qui? C'è qualcuno in questo posto? Se c'è qualcuno puoi sfiorare il sensore? Biancalancia? Se ci sei, puoi sfiorare questo strumento? C'è qualcuno in questo posto? Sfrontate, lasciate. Se c'è qualche spirito, puoi rispondermi. Se c'è lo spirito di Biancalancia, adesso in questo momento, puoi dirmi qualcosa? Scali. Pattina. Platea. Come sei morta? Ottime. Ripulire. Può rispondermi? Se c'è qualcuno può rispondermi? Conte intera. Ad un certo punto vado a controllare la piccola telecamera che avevo posto su una piccola roccia per riprendere tutto ciò che stavo facendo. Dopo di ciò mi sono reso conto che controllando la piccola telecamera che era carica al 100%, si era scaricata in pochi secondi, cosa molto strana perché ero sicuro che era carica al 100%. Io sono cattivo. E che ti ho fatto di male? Non sono io che ti ho incarcerato. Ponderate. Scordo. Disgregato. Vuoi che ti libero? Torni. Vuoi che ti libero? Emendo. Brigavo. Tu non meriti. Tu non meriti. Cosa non merito? Di cosa parli? Conforterà, brontolati, clamate, archi. Signora Biancalancia, ci sei? Puoi sfiorare il sensore? Ordigni. Dissodaste. Mamma mia. Soffrire. Contessa Biancalancia, se vuoi parlarmi o vuoi dirmi qualcosa, fallo adesso. Abbigliava. Muovi il manichino vicino al muro. Facciamo.
Ciamoci. Puoi muovere il manichino vicino al muro? Reputano. Puoi muovere il manichino vicino al muro? Chi ti ha rinchiuso qui? Non lo fare più. Non lo fare più. Chi ti ha rinchiuso? Cambiamento. Chi ti ha rinchiuso qui? So che sei molto triste. Perché ti hanno fatto qualcosa che non... Adosserò. Ti hanno fatto del male. Se mi senti, muovi il manichino. Umiliavano. Ti hanno umiliata? Chi ti ha umiliata? Chi è stato? Chi ti ha umiliato? Tuo marito? Impegnare. Se vuoi dirmi qualcosa, dimmelo. Ti ha fatto del male? Puoi muovere il manichino per farmi capire che ci sei? Vomiterai. Tamburello. Non vuoi dirmi niente prima che me ne vado? Chi ti ha rinchiuso qui? Angelo della luce. Questa frase già me l'hai detta l'altra volta. Ricordati il segreto. Ancora. Di nuovo su questo segreto. Di che segreto? Stavano. Di che segreto parli? Di quale segreto? A cosa ti stai riferendo? Tra le parole dette dall'applicazione, 4 sembravano essere dette da entità spirituali. La prima è stata quella dove mi ha detto esplicitamente, rivolgendosi al singolare e non al plurale, direttamente a me. Tu sei cattivo. Da quella frase ho capito che qualcosa realmente stava interagendo con l'applicazione. E quindi mi stava comunicando qualcosa. Quello che penso è, ed è una mia sensazione, che lo spirito di quella donna era lì presente e che mi stava facendo capire che non si fidava di me. E lei mi vedeva come una minaccia. È come se quell'entità mi stesse dicendo: tu sei come gli altri, sei cattivo come loro. Un'altra frase che mi ha molto colpito è stata quando mi ha detto: non farlo più. Come se volesse dirmi: non disturbarmi più, non venire più qui. Durante questa conversazione gli ho fatto una domanda precisa e gli ho chiesto: chi ti ha rinchiuso qui? E la risposta è stata: Angelo della luce. Subito dopo mi sono risentito dire: ricordati del segreto. Queste due frasi le ho già sentite mentre facevo altre indagini in luoghi diversi. Ciò sta a significare una sola cosa: che lo spirito della contessa, mentre mi parlava, qualcosa interferiva con ciò che lei voleva dirmi. Solo una mia sensazione, io non credo. Non ricevendo più risposte, decido di andarmene e concludere qua questa avventura. Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!